Gentili ascoltatori, dallo studio TV2 di Milano, dove sta per andare in onda la Domenica Sportiva numero 1674, Sandro Ciotti vi augura buonasera e buon ascolto. Arrivo subito, vorrei salutare, ciao Manuela, ciao, ciao Rosanna, Rossana anzi, perdono. Saluto un po' di amici, la nazionale femminile di pallavolo, la 17enne meravigliosa Sabrina, Sparano, il nostro duce. Come stai? Ancora amici da questa parte? Beh, i maschi ci salutiamo dopo, perché Mazzaroni sì, perché ha vinto il baracchi, quindi bisogna salutarlo per forza. Questo è un vecchissimo amico, che gioca anche discretamente a scopone. Ah, poi abbiamo il maestro Martino, senza pianoforte, scandalosamente, vicino a Castellini. Ciao bello, come stai, Giaguara? E poi questo signore che mi viene indicato da Stagno, perché Stagno è convinto io di sport proprio, pizzolato e moglie, come stiamo? Bene, bene, grazie. Generale, buonasera. E davanti a loro chi c'è? Davanti a loro, oddio la caninza. Come stiamo? È vero, bisogna parlare in francese dopo il tour con te, no. Questo è il signor Bonaldi, non si chiama Caninza ovviamente. Ciao bella, ti chiami Concetta? Questo me ne ricordo. Allora, eccoci qua. I predecessori, oddio, già sto tremando perché, no scusate, io considero Adriano il vero arbitro eleganziarum della TV, quindi un giudizio lo voglio da lui, come sto? No, stai su, come sto? Podere, 10 più. Beh, insomma, non siamo insomma io di paese, no? Perfetto. Alfredo, che mi frega sempre il tupè, per questi sono miei figli. Stagno, buonasera. Che mi hanno spiegato che per avere successo in questa... Basta dire le cose come stagno. E poi mi grazie De Martino. Il baffo più importante della Nati, la signora De Martino. Lei che è successo? Ma è stato così, trampolino dalla cortina. No, lei mi consola perché parla ancora più rapido di Ciotti, quindi questo è già gratificante. Ha saltato la corsia? Sì. Non bisogna saltare dal trampolino. Bravissimo, è venuto lo stesso a vedere la Domenica Sportiva. Siamo commossi. Allora, qui ci sono i segni, perché alla radio non ci sono. Mary, dove sei? Ottavio lo saluto dopo, tanto ci siamo visti. Invece vorrei salutare Lea Pericoli, meravigliosa. Le cui mutandine di pizzo e il cui rovescio liftato appartengono alla cultura di tutta una generazione, non diciamo quale. E Omar Sivori. Ottavio, che se poi Omar avesse saputo palleggiare un po', a quest'ora chissà che avrebbe combinato. Vabbè, era scarso e non lo stop, vabbè, pazienza. Allora, mi corre l'obbligo da qualche parte di ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, che non sono migliaia, perché non sono Raffaella Carrà, ed è un bene perché con la causa mangia di stress starei malissimo, e poi mi toccherebbe amoreggiare pure con Iapino, con imbarazzi tragici. Però insomma una dozzina di lettere l'ho avute. E vorrei ringraziare in particolare tre amici. Alberto Bicchielli, che è attualmente il capo dei servizi sportivi del GR2 e che è stato anche il primo collega con il quale io abbia mai collaborato nel 1954 alla Voce Repubblicana. Mirko Petternella, perché è uno che quando sta male si ricorda lo stesso degli amici, invece quando stiamo male di solito siamo tutti egoisti. E poi Sergio Bernardini, perché pur operando in un mondo abbastanza cinico come quello dello spettacolo, ha conservato il rispetto per certi sentimenti. E poi vorrei ringraziare anche un signore romagnolo con i capelli brizzolati che si chiama Sergio e che io considero il più grande giornalista italiano, il quale ha voluto perdere un po' di tempo per venirmi a salutare di persona anziché evadere la pratica con il solito telegramma a spese dell'azienda. Chiusa questa parentesi di ouverture molto personale, veniamo a occuparci delle novità di questa Domenica Sportiva. Intanto la grafica di Convertino, un mago in questo campo, poi sigle e intersigle nuove, poi la rubrica Pronto Moviola che metteremo in fondo alla trasmissione in maniera che i maniaci del calcio restino con noi, una vetrina degli Under 21, Sivori come primo interlocutore per il calcio, Lea Pericoli come prima interlocutrice per il tennis, la solita rubrica di basket di Giordani che sarà meno solita del solito, sarà affiancata da Mabel Bocchia e da Pierluigi Martorati, il quale conserva questa faccia da bambino, peggio di De Zanne, beato lui. Oh, Mabel Bocchi, ecco, tu mi devi dare una curiosità. Che vuol dire Mabel?
Maria Belluina, Maria Bellissima, Maria Belzebù. No, è semplicissimo, vuol dire solo ma bella, nel senso di mia bella. Anche hai se... capito la presunzione? No, ma quando sono nata ero orrenda, ma veramente orrenda, settemina, ricoperta di peli, mia madre ha sperato che riuscisse una cosa un po' ma mi pare che poi l'esito finale della gara sia stato splendido. Benissimo. Oh, poi bisogna parlare anche un attimo degli sponsor, e in particolare di uno sponsor, l'IP o IP, come vietato il gioco di parole, IP purrà, perché non si può, il quale promuoverà un'iniziativa abbastanza simpatica e accattivante, secondo almeno il mio parere, con uno spazio che sarà gestito da Maria Teresa Ruta, che è bionda, bella e brava, quindi su di me ha almeno 3 vantaggi, e che si chiamerà la squadra del cuore. Poi ne parleremo in dettaglio nelle prossime puntate. Veniamo piuttosto ai fatti, cioè a quello che è accaduto oggi e del quale ci potremo occupare nel corso di questo programma. È cominciato il campionato di calcio, che è già uno scoop, perché chi pensava che sarebbe mai cominciato questo campionato? Da Toto Nero, Toto Appoà, commissari vari, non alludo a Carrara, alludo ai commissari di pubblica sicurezza. Invece è cominciato regolarmente alle 16 tutti in campo, ci sono stati i primi risultati e la gente ha risposto, perché gli stadi erano tutti pieni, gli spalti erano cremiti, come dico sempre io, nel corso del minuto per minuto, al limite della capienza. E francamente non me lo aspettavo. Un fatto da considerare indubbiamente positivo, perché poi dico, difendiamolo un attimo questo calcio al quale vogliamo tutti bene poi alla fine, e piantiamola con questa storia di rompere il giocattolo, perché non è un giocattolo, è la 7ª industria nazionale, mobilita milioni di persone, da lavorare a decine di migliaia di famiglie, quindi rompiamo semmai la testa metaforicamente a quelli che vogliono rompere il giocattolo. E anche questa storia che il calcio e lo sport in genere bisogna in qualche modo gestirli perché piacciono all'italiano medio. Partito italiano medio non l'ho mai conosciuto, non so bene chi sia, per il modo è un fatto che il calcio piace all'italiano medio, all'italiano basso, all'italiano altissimo, buonasera avvocato, ovunque lei sia, e quindi dico difendiamolo un attimo andando allo stadio come ad una festa e non come ad una guerra, osservando un contegno civile, rispettando anche l'opinione altrui e non demonizzando gli arbitri. Sassi penso che sia d'accordo su questa faccenda. E allora possiamo cominciare questo numero 1674 della Domenica Sportiva nel modo canonico, nel modo classico, cioè dando il via ai primi 4 filmati relativi alla Serie A. Ma un attimo prima di questo vorrei ricordare un po' che cosa è successo oggi. Siamo partiti con qualche botto piuttosto grande. L'Avellino ha battuto la Fiorentina, ma soprattutto il Milan e l'Inter hanno conosciuto il primo stop abbastanza allarmante. L'Inter è stata battuta a Firenze dall'Empoli e il Milan ha perduto in casa con l'Ascoli. Due eventi, francamente, che non erano completamente nelle previsioni. C'è stata fuori casa la vittoria importante del Napoli, ne parleremo poi in dettaglio, non soltanto con Sivori, ma anche con Bianchi. E nel complesso è stata una partenza abbastanza clamorosa, a testimonianza di una vitalità e di un equilibrio che costituiscono, si può dire da sempre, il connotato principale del nostro campionato nazionale.